Il sacrario del Leyten, che raccoglie le spoglie di migliaia di caduti della Prima Guerra Mondiale, versa in condizioni pietose ormai da anni. La struttura è chiusa e ne sono nate delle polemiche roventi, perché anche in occasione delle celebrazioni del 4 novembre l'ossario non ha potuto accogliere autorità e cittadini. La faccenda approda sulla scrivania del ministro della difesa grazie a un provvedimento del deputato Eric Pretto. Il sacrario di Asiago versa in condizioni assai precarie, tanto che è stato chiuso per motivi di sicurezza durante la scorsa estate. Nonostante sia stata già fissata una cifra importante pari a 4 milioni di euro per la sua ristrutturazione e valorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ancora in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Importanti appuntamenti sono all'orizzonte. Per l'altopiano e il Veneto in generale sarebbe un peccato presentarsi a questi eventi con un sacrario in condizioni pietose. Ho quindi deciso di presentare un'interrogazione al Ministro della Difesa per capire quali siano i suoi intendimenti circa l'inizio dei lavori, dato che si avvicinano delle scadenze molto cruciali per il territorio vicentino, quali ad esempio la Adunata Nazionale degli Alpini, che è prevista per il 2024, momento in cui sarà importante avere questa struttura nel pieno della sua funzionalità.